Bentornati! E buongiorno a tutti! A questa nuova puntata del podcast di 121 giorni. Io sono Giacomo Navone. Io sono Massimo De Donno. Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo podcast. Buongiorno, mi avete beccato mentre leggevo un libro interessantissimo che è Inglese in 21 giorni, scritto da tre bravi ragazzi, sì, per il resto, da tre bravi ragazzi. Ma lo stavo leggendo perché è un po' il tema di oggi, diciamo, non solo sull'inglese, ma fantastico, in generale. Finalmente l'inglese. Finalmente l'inglese. Finalmente. Ma diciamo, cosa dici se lo leggo? Riuscirò a imparare l'inglese? Lo scopriremo tra 21 giorni. Mi fa troppo ridere. Ogni volta che mi incontrano per strada quelli che... Ah, ma tu sei... Ok, ma... ma veramente? Ma quindi secondo te se lo leggo, poi lo so... Detto, no, guarda, l'abbiamo scritto a cazzo di cane. Detto, no, vabbè, hai ragione, in effetti bisogna fare una precisazione, perché non è sufficiente leggerlo. No, devi impegnarti a fare quello che bisogna seguire le indicazioni che dà il libro. Vabbè, comunque, dai. Sì. Dai, allora, ragazzi, oggi vogliamo parlare di un argomento che secondo me interessa tantissime persone, che è come si impara una lingua straniera rapidamente, va bene? Possono essere 21 giorni, può essere un mese, può essere il tempo che è, ma... rapidamente, e come ci arrivo, perché poi la stragrande maggioranza della gente è come imparare una lingua, perché l'ostacolo non è neanche il tempo, è proprio che qualcuno non c'è riuscito, cioè ha studiato l'inglese alle medie 3 anni, al liceo 5 anni, all'università facendo un corso, poi ha comprato De Agostini, cioè c'ha tutto, le sta provando tutte, Babbel, c'ha l'app sul telefono ed è ancora al verbo essere, cioè on the table. Sì, ma che poi tra l'altro vorrei subito dire una cosa, perché in effetti il punto è: quanto impiego a imparare una lingua? Allora, quello che veramente conta è quanto tempo impieghi ad avere la strumentazione di base per poter cominciare a usare una lingua. Perché? Perché in realtà la prima grande difficoltà è vincere una credenza, che è: potrò usare la lingua quando l'avrò imparata. Per usare la lingua intendiamo potrò parlare con qualcuno in questa lingua solo quando l'avrò imparata, no? Quindi quando saprò bene l'inglese allora lo potrò utilizzare, quando saprò bene il francese allora lo potrò utilizzare. Invece bisogna proprio cambiare paradigma, cioè vedere la cosa al contrario. E quando comincerò a usare questa lingua, allora imparerò la suddetta lingua. Starò cominciando a impararla, perché si impara una lingua solo utilizzandola, non studiando e basta. Questo qui è un paradigma fondamentale. Peraltro, se uno non capisce questo, fallisce ogni tentativo di apprendere la lingua, perché non si arriverà mai a un livello sufficiente di preparazione per sentirsi ok nell'utilizzare la lingua, visto che obiettivamente non la puoi sapere se l'hai solo studiata. Non c'è discussione. Cioè, basta pensare anche solo quando al liceo si studia il greco o il latino, che sono le lingue morte e non si usano per la conversazione. Non mai in grado di parlarle. Ma mai, cioè, al quinto anno sei ancora lì che cerchi di fare la traduzione, neanche fosse chissà che cosa. Cioè, neanche tradurlo nella mente in simultanea per dirlo. Cioè, può essere che fai 5 anni di una lingua e alla fine non sai neanche parlare in quella lingua. Figurati parlare, bisogna ancora cercare le parole sul vocabolario, tu pensa. Quindi bisogna arrivare ad avere quelle nozioni di base che ti permettono almeno di cominciare a usare la lingua, perché quello è il buchino nella diga. Sì. Da lì. Allora, ragazzi, rendiamolo schematico, va bene? Perché veramente oggi vorremmo darvi dei contenuti estremamente concreti. Io logicamente mi trovo un po'. Noi ci troviamo un po' in difficoltà, perché di solito spieghiamo questo concetto a chi ha finito il corso o chi sta facendo il corso, e quindi è logico che ha degli strumenti in mano e anche una motivazione. E anche una motivazione diversi rispetto a chi inizia a neutro. Ma c'è un percorso per imparare una lingua straniera che è sempre questo, e che a prescindere dal fatto di avere o meno certi strumenti, ti costerà più o meno sforzo, va bene? Più o meno impegno, più o meno tempo, ma il passaggio è sempre lo stesso, ok? Quindi, quello che voglio dirvi è questo. Io, con le tecniche e dopo il corso ho imparato lo spagnolo, perché sono andato a vivere in Spagna, vivo a Barcellona. Quando siamo arrivati eravamo un gruppo di 12 ragazzi, volevamo vivere lì, lavorare lì, aprire Geni 21 giorni in Spagna, cosa che abbiamo fatto, ormai sono passati 5 anni, e abbiamo messo il primo corso, quindi abbiamo tenuto il primo corso Geni 21 giorni in spagnolo, in Spagna, con clienti spagnoli, dopo 46 giorni dal momento in cui eravamo arrivati. Quindi 46 giorni dopo il nostro arrivo parlavamo lo spagnolo a livello di tenere un corso, ma prima l'abbiamo dovuto vendere il corso, quindi abbiamo iniziato a parlare con le persone per spiegare il corso e venderglielo. E le persone l'hanno comprato, quindi hanno capito di che diavolo stavamo parlando. O forse no, e l'ha comprato per quello, chi lo sa. Però mediamente hanno compreso e hanno acquistato il corso. Avevamo dei corsisti. Quindi avevamo dei corsisti, esatto. Non abbiamo fatto il corso da soli in una stanza, no? E quello che voglio dire è che quando racconto questa storia qualcuno dice
È incredibile, qualcuno dice non è possibile, qualcuno dice però era lo spagnolo che è vicino all'Italia, cioè ognuno ha la sua scusa, no? Ma adesso a me non interessa superare il limite della scusa del perché tu ci sei riuscito e io non ci riesco dopo 13 anni, io voglio spiegare come si fa, perché ci sono dei passaggi che le persone evidentemente non hanno capito e imparare una lingua straniera oggi come oggi è fondamentale nel lavoro, fondamentale nelle relazioni, ti permette di accedere a una quantità di contenuti anche solo online infiniti, ci sono delle cose che non sono tradotte per esempio in italiano dall'inglese, ci sono dei libri che vorresti leggere, dei contenuti che dovresti avere per il tuo lavoro, ci sono delle conversazioni che dovresti poter sostenere senza pensare al fatto che se adesso io mi metto a parlare inglese nell'audio e alla telecamera per 2 minuti c'è un x% molto alto delle persone che ci ascoltano che va in crisi, cioè che ha bisogno dei sottotitoli, che ha bisogno di sottotitoli in italiano, che non capisce, e quando tu in una situazione del genere ascolti uno che parla inglese di una cosa che a te interessa tantissimo e non riesci a capire, ti senti di merda, cioè ti senti frustrato, ti senti stupido perché pensi ma com'è possibile che io sono l'ultimo degli scemi che ancora non parla inglese, cioè quelle sensazioni lì le persone continuano ad averle. Allora parliamo di come si esce da questa situazione. Soluzioni, okay? Soluzioni. Come si fa? Basta comprare il libro inglese. Ci vediamo alla prossima. A parte gli scherzi. Adesso questo è sull'inglese, ma guarda, quello che vogliamo dire funziona su, cioè serve per imparare una lingua straniera. Qualcuno parla già l'inglese, vuole imparare il francese, lo spagnolo, il tedesco, l'arabo, sia quello che sia. Allora, il punto chiave qui è che ci sono tanti piccoli dettagli di miglioramenti per la pronuncia, piccole tecniche, La fonetica di una lingua inglese che ha suoni diversi è fondamentale. Importante. Adesso però io non voglio entrare nel super specifico, voglio iniziare a dare dei passi fondamentali che le persone dovrebbero fare, che sono molto semplici. Ti serve per imparare una lingua, ti servono 4 cose, cioè 4 attività. Perfetto. Dai, numero uno. Numero uno, devi imparare un numero di vocaboli sufficiente a iniziare a comunicare. Okay, quindi molto la prima cosa passa attraverso la memorizzazione del vocabolo, scrittura e pronuncia. Questa è una fase mnemonica, punto. Cioè non c'è niente da capire, non c'è niente da ragionare, ti devi prendere quella roba. Se conosci delle tecniche di memoria, sei clamorosamente facilitato perché ci metti pochissimo. Zero tempo. Senti, ma Giacomo, secondo te, allora lì in Spagna con lo spagnolo sicuramente è un po' diverso dall'inglese, ma quante parole ci vogliono per poter capire una conversazione? Diciamo almeno il 90% delle conversazioni. Allora, diciamo che c'è una distinzione da fare tra iniziare a chiacchierare e capire un numero molto elevato di conversazioni. Ma adesso a noi interessa iniziare a fare 2 chiacchiere, va bene? Allora, è chiaro che con 700 vocaboli è già un ottimo punto di partenza. Poi, attenzione, con 700 vocaboli non ci fai niente in un paese, ma inizi a chiacchierare. E poi capirete perché questa cosa è così fondamentale. Quindi, diciamo che i vocaboli di spagnolo, per esempio, per prendere il B1, che è dove tu puoi te la cavi, mettere 2 parole insieme con qualcuno, sono 756, 758, quindi 700 abbondanti, mettiamola in questi termini, ok? Quindi la prima cosa da fare è una fase mnemonica di questo genere. La seconda fase è imparare, di nuovo mnemonicamente, come si costruisce una frase presente, passato, futuro. Positivo, negativo, interrogativo. Ok? Anche questa è una fase di memorizzazione. Dove va il soggetto, va il verbo, dove va il complemento, la sintassi delle frasi. E anche questo lo memorizzo. Ora, con i vocaboli che ho, e quindi dentro i vocaboli ci saranno le parole, ci saranno i sostantivi, ci saranno i verbi, ci saranno gli aggettivi e quant'altro, inizio mentalmente a provare a costruire delle frasi semplicemente per assicurarmi di aver capito come creo una frase al passato, al presente, al futuro, interrogativo, negativo, positivo. Certo. O affermativa. A questo punto vado a imparare a memorizzare, dedico del tempo a quello che è estremamente specifico in una lingua, e questo cambia da lingua a lingua. Per esempio, per l'inglese devo imparare i verbi irregolari, dirne uno, no? Ho un certo tipo di pronuncia. Per il francese devo imparare gli accenti, per esempio, quindi quando leggo l'accento cade in un modo piuttosto che in un altro e quant'altro. Con queste 3 basi, proprio base, e che è un lavoro mnemonico, devo iniziare a parlare. Con chi? Posso anche parlare col vicino di casa che parla inglese. Certo. Okay? È chiaro che sarebbe meglio parlare con qualcuno che mi può correggere e che sa qual è il mio livello. Quindi sa che adesso, se io sono a un livello B1, per intenderci, il mio prossimo livello sarà andare a livello successivo. Quindi
che cosa mi manca da qui a lì, e lui inizierà a correggermi questo, poi arriverà al prossimo livello. Cioè, quindi è chiaro, quindi che ci si può comunque far guidare nella assolutamente rispetto a queste classifiche. Per esempio, okay, quando mi chiedi quante parole devo imparare, no? Io dico 700, 800, possono anche essere 1000, ma il punto è che non possono essere 1000 a caso. È chiaro, perché okay, se cominci dalla A, esatto, a 1000, e faccio 1000, sei arrivato alla fine della B, alla fine della B, e non parlo per niente, che mi mancano un miliardo di verbi fondamentali. Quindi il punto è, a seconda del mio livello c'è un vocabolario, sì, che devo memorizzare. Ragazzi, è semplicissimo, perché qualunque sito d'inglese, certo, ti fornisce questa informazione. Considerate, sì, che i vocaboli più comuni dell'inglese da imparare per parlare molto 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 bene, per non dire perfettamente, quindi affrontare, comprendere, parlare nel 90% delle situazioni, superano di poco i 2000. Cioè, certo, quindi non stiamo parlando di un vocabolario, mi rendo conto che quello per che chi abbiamo messo in inglese in mezzo giorno. Quindi mi rendo conto che chiaramente per chi non ha le tecniche è un po' complessa l'idea di imparare 2000 vocaboli, ma iniziamo, certo, a prenderne 700. Io mi rendo conto che sia uno sforzo, però è questo il passaggio, 700, i primi 700, la costruzione della frase, quelle quattro cose che sono fondamentali nella lingua. Da quel momento in, certo, poi è parlare, è conversation. Poi ci sono anche dei piccoli trucchetti anche, perché innanzitutto ci sono comunque anche per l'inglese delle parole che in qualche modo noi possiamo ricavare dall'italiano, avendo una radice comune nel francese. Chi ha le tecniche sa che cos'è il concetto di cliché, e con un cliché tu ti sei risparmiato una valanga di memorizzazioni, perché con un dettaglio tu sei in grado di, certo, memorizzare, certo, tutte quelle parole che sono simili tra l'italiano e l'inglese senza rischio di sbagliare, cioè, certo, non so la parola, la dico italianizzata, l'inglese macaroni, esatto, e diventa, certo, vabbè, quindi per esempio imagination, per esempio, è da lì tutta quella serie di parole che, sì, finiscono in azione, trovano tendenzialmente una traduzione facile, no? Sì. Così come per esempio l'uso dei verbi modali ti aiuta tantissimo a creare. Ecco, questo in spagnolo per esempio per me è stato fondamentale perché, no? Perché sennò memorizzare tutte le declinazioni è verbali è chiaro, realtà. Cioè diciamo, facciamo che poi un esempio, così sono arrivato a conoscere tutti i tempi verbali e tutte le forme, ma è chiaro che se tu mi dici quando 46 giorni dopo sei arrivato in un paese dove non parlavi una parola, hai tenuto il corso, chiaro che il verbo modale mi ha permesso di risolvere tantissimi problemi linguistici, che non, certo, è. Sì, facciamo un esempio. Per esempio, io vorrei dire in spagnolo, quindi adesso userò te. Certo. Allora, a settembre tornerò a Barcellona. Okay. Potrei dire, visto che non conosco ancora il verbo declinato in futuro, sì, a settembre voglio tornare a Barcellona. Esatto. Quindi, cioè, questa costruzione qui ti permette, conoscendo i modali, la declinazione dei modali, risolverti il problema, sì, delle, perché metto delle il verbo all'infinito. Il verbo all'infinito l'ho memorizzato, di conseguenza. Ora, questo è un trucco, va bene? Dipende da quanto tempo io ho a disposizione. Meno tempo ho a disposizione, più è importante conoscere questi trucchi, chiaramente. Più tempo io ho a disposizione, non intendo 6 mesi rispetto a un mese, intendo durante la giornata di conversation. Chiaramente più tempo ho a disposizione, più migliorerò, sì, rapidamente. Meno tempo a disposizione, più trucchi conosco, più potrò comunque parlare con facilità. Certo. Allora, diamo delle tempistiche, ok? Allora, in un, okay, mondo perfetto, mi piacerebbe moltissimo dire, anzi mi piacerebbe moltissimo, credo fortemente che il tempo di memorizzazione, vocaboli, costruzione della frase, dettagli, dipende dalle tue capacità mnemoniche. Cioè, quindi questo dipende, sì, da qual è e lo strumento che tu usi. Se usi lo strumento tecniche, il tempo molto è X, molto molto breve. Se tu usi la ripetizione, accidenti, il tuo tempo è Y, sì, ed è, e la forbice si allarga, certo, tantissimo. Qualche tempo fa avevo letto su un articolo di una qualche rivista tipo pseudoscientifica che servono 160 ripetizioni per memorizzare un vocabolo. Sì, soprattutto per tenerlo nel tempo, perché se tu ci pensi, no, pensa quanti vocaboli un ragazzo durante il liceo ha memorizzato d'inglese. Certo. Poi per 5 anni, 2 anni, 3 anni non parla l'inglese perché sta facendo l'università, non ha, e non si ricorda più come si dice cravatta, ma lo sapeva, cioè c'è stato un momento della sua vita in cui lui, magari con 10-20 ripetizioni, lui ha memorizzato cravatta, ma gliene sarebbero servite nel tempo almeno 160 per portarsi quel vocabolo a lungo termine. No? Allora è chiaro che se non hai le tecniche diventa molto più complesso, se le hai diventa meno complesso. Fatto sta che imparatelo come vuoi. Questa è una. Voglio il vocabolario, voglio la costruzione della frase presente, passato e futuro,
e voglio quelle piccole caratteristiche che servono per la lingua. A questo punto dipende quanto rapidamente vuoi comunicare, ma se tu fai tra i 30 e i 60 minuti di conversazione al giorno per un mese, il tuo livello di quella lingua arriva a un livello straordinario rispetto a qualsiasi cosa tu abbia vissuto fino ad adesso. Cioè tu hai studiato, sei partito, sei andato in Inghilterra in college mentre eri al liceo, sei andato a Londra in vacanza d'estate, hai chiacchierato con la ragazza inglese in spiaggia per cercare di baccagliarla, hai fatto tutte queste operazioni, hai fatto 13 anni di scuola, dove adesso persino certo. In prima elementare iniziano a cercare tua figlia all'asilo, fa l'asilo in inglese, pensa come stai messo. È chiaro che, e tu arrivi dopo 13 anni e fai fatica, io ti dico che dopo un mese, fatto come dico io, tu arrivi a un livello di inglese che tu adesso non puoi neanche ancora immaginare senza certo. averlo fatto. Vi do un parametro, perché qui poi quando spiego questa cosa ci sono le persone che dicono: ah no, pompi le testimonianze, non è vero che ci metti questo, ci metti quello. Allora ragazzi, qui iniziano sempre i "e però". Ah, hai preso l'inglese, hai fatto questo lavoro e adesso parli inglese perfettamente. "E però, accidenti, tu sei partito che già l'inglese un po' lo parlavi. Però ho imparato lo spagnolo. E però, sì, ho imparato lo spagnolo, però lo spagnolo è un po' più semplice, che è più simile all'italiano, e poi sei andato a vivere lì, è un casino se non vivi. E però, c'è sempre un "e però". Certo, è una solita giustificazione. Esatto, no, però, per esempio, io l'istruttore nostro di Madrid, che si chiama Teo Scacchi, proprio di fronte a questi "e però", a un certo punto ha una ragazza, una signora, che fa il corso Geni 21 giorni a Madrid con lui, che, di cui lui è preparatore personale, quindi la segue dopo il corso per aiutarla con le tecniche, e questa signora ha un'accademia di lingue straniere, dove insegnano varie lingue. Perfetto. Quindi lui, dopo aver fatto ottenere certi risultati a questa signora, si incuriosisce e dice: ma fammi vedere un po' com'è che lavorate, no? E visto tutti questi "e però" dice: va bene, "e però ho imparato l'inglese ma già un po' lo sapevo, e però ho imparato lo spagnolo, però..." Allora facciamo così, adesso mi imparo il francese, parlo zero parole di francese, tra 30 giorni c'è un evento nazionale spagnolo di Geni 21 giorni, che era la cena di luglio di quest'anno, dice: mancano 30 giorni, adesso io voglio imparare il francese in un mese, senza vivere in Francia, senza aver mai parlato una parola di francese, lavorando a tempo pieno per la mia organizzazione, e arrivare lì e tenere un discorso alla platea, 150 persone, in francese, glielo sottotitoliamo sullo schermo, in modo che loro, spagnoli, possano capire che diavolo sta dicendo Teo in quel momento, e chiediamo alla professoressa Céline, si chiama, di testimoniarlo. Quindi cosa è successo? Che Teo si è messo con Céline, Céline gli ha fornito i vocaboli, la costruzione della frase e quelle altre informazioni che gli servivano, lui le ha memorizzate. Poi ha fatto 30 minuti al giorno per 25 giorni per imparare il francese. Ha imparato il francese da zero. Per avere una prova non ha solo fatto il discorso, è andato a prendersi una certificazione. Ed è arrivato a 4 livelli, cioè B2. B2 è ciò che c'è prima di C1, fondamentalmente. Chiaro. Quindi, per chi conosce le certificazioni, considerate che mediamente da chi insegna una lingua straniera si calcola che per superare un livello servano 80 ore di lezione più il lavoro a casa. Vuol dire 80 per i 3 livelli, scusatemi perché lui parte da zero, è arrivato a B2, quindi ha superato 3 livelli, sarebbero state 240 ore più il lavoro a casa. Teo l'ha fatto in i 3-4 giorni che ci ha messo a memorizzare il vocabolario, a tempo perso, e poi 25 mezze ore di conversazione. Hanno calcolato che il lavoro di Teo è durato 25-27 ore. Per fare qualcosa che mediamente servono 240 ore più il lavoro a casa. Questo cosa significa? Non è per far fare il bullo a Teo, c'è il video su YouTube, si può guardare, c'è la certificazione che Teo ha preso, c'è la testimonianza della sua insegnante di inglese e quant'altro, e di francese e quant'altro. Ma quello che mi interessa dire è che molto spesso noi siamo convinti che qualcosa sia impossibile perché non siamo riusciti a farlo. Ma la realtà è che quando tu cambi strategia e comprendi come si fa e metti dell'impegno, perché questo è un altro discorso, cioè sei disposto a prenderti 3 giorni, 4 giorni per memorizzarti i vocaboli, cioè sei disposto il prossimo weekend, invece che andare a ballare, a dire: senti, io sabato e domenica sono in vacanza, mi chiudo qui, mi faccio questa roba, così lunedì posso iniziare a parlare. Sei disposto da lunedì questo per 4 settimane a dedicare un'ora al giorno, certo, magari mettere qualche euro sul piatto per trovare un insegnante che chiacchieri con te anche online? Certo. Adesso i servizi sono
sono 1000, tantissimi, c'è Spotify, sono... c'è iTalk, c'è, c'è certo. un sacco di piattaforme che ti vendono questo. Sei disposto a fare questo? Allora io ti garantisco che tra un mese tu hai un risultato che è eclatante. Faremo un podcast dove parleremo anche, per esempio, di come si costruisce un curriculum efficace. Allora io dico, hai bisogno di mettere nel tuo curriculum che parli inglese, parli francese, ma parlare certo. tre lingue, poterti prendere un certificato B2, C1 di tre lingue, quante opzioni, quante possibilità in più ti darebbe, no? Tantissime. Allora, un mese uno, un mese l'altro, ti metti lì, sei disposto a mettere sul piatto questo livello di impegno? Perché con questa strategia puoi farlo. Questo contenuto che stiamo dando adesso è di immenso valore, ok? Perché ti sto dando veramente, ti sto mettendo veramente le carte in mano per fare le cose nel modo giusto, ottenere il risultato nel modo giusto. Chiaro che se hai le tecniche è più facile, chiaro che se hai un professore di livello che ti corregge è più facile, chiaro. Certo. Però questo è il cammino. Senz'altro, io ho la convinzione che tutto nasca dall'identificare la corretta motivazione. Chiaro. Perché penso che Teo abbia, come tantissime altre persone, quello che serve per poter imparare le lingue. Cioè, il nostro cervello in realtà è fatto apposta per imparare linguaggi. La verità è che molto spesso le motivazioni nell'imparare una lingua straniera sono un po' deboli, perché in effetti metterlo nel CV, per quanto possa essere utile, non è urgente. Non è esatto. Non lo percepisci. La vera motivazione nell'imparare una lingua è poter comunicare con un altro essere umano. E quando ti trovi nella necessità di usare una lingua per comunicare, certo, come allora, è stato per noi, esatto. Essendo andati in Spagna, ovviamente avevi bisogno di imparare la lingua, hai messo l'impegno necessario. Ti devo dire che Teo, per esempio, che poi l'ha fatto per fare questo piccolo show, no? Per fare la sfida, poi da quel giorno lì non lo leggevi più, perché ancora, cioè, parla solo più di quello. No? Io ho imparato francese in un mese, cioè fa il bullo in maniera incredibile. Siamo andati in Messico, io penso che nel villaggio in Messico dove siamo andati quest'estate in vacanza ha trovato gli unici due francesi in piscina, non li mollava più, cioè ha passato delle ore a chiacchierare con questi francesi, secondo me onestamente davanti a tutti, per far vedere che lui sto parlando francese, cioè, no, ma assolutamente. Però ognuno ha le sue motivazioni, ma sono d'accordo con te, cioè la motivazione che tu hai per fare quella cosa lì è importantissima. Ti dico anche che io temo che alle volte la motivazione si scontri contro quella psicologia di molte persone che pensano non ci riesco, cioè, certo, è quell'incapacità presa, no? Sì, quell'incapacità presa che in effetti ti smorza. Ci ho provato così tante volte e non ci sono mai riuscito, che a un certo punto vuol dire che non sono portato. No? Per quanto mi riguarda, il salto grande che ho fatto nell'inglese è stato quando ho capito che i miei problemi derivavano tutti dalla didattica, cioè dal come i vari insegnanti avevano cercato di farmi imparare e studiare l'inglese. Quando ho cominciato invece a trattare lo studio di questa lingua di più come in realtà normalmente noi apprendiamo le lingue, cioè come fanno i bambini, cioè ascoltando e parlando, è cambiato tutto. E soprattutto per me ha fatto tanto la differenza quando ho capito finalmente la fonetica, cioè ho capito che il mio cervello aveva difficoltà a riconoscere suoni che non ero in grado di produrre. Esatto. E quindi dico, ma perché a scuola ci si ostina a insegnare una lingua partendo dalla grammatica invece che partendo dai suoni, che poi sono spesso l'elemento... Spesso spiegata da una persona che non essendo madrelingua, ha difficoltà a esprimere i suoni correttamente. Certo. Questo è proprio, ecco, questo per chiarire, la pronuncia perfetta dell'inglese, per esempio, è una di quelle cose che io metto nella terza famiglia, cioè i vocaboli, la costruzione della frase è quella cosa che tu devi sapere di quella lingua. Per esempio, noi con lo spagnolo questo problema non l'abbiamo avuto, no? Perché la fonetica dello spagnolo, a parte alcune lettere come la jota o alcuni suoni molto particolari, ma che sono minimi e che impari molto rapidamente e con cui puoi anche sopravvivere senza. Cioè, il mio modo di dire la z o di dire la c dolce in spagnolo non è perfetto, ma non è un problema linguistico nella comprensione e nel dialogo. Mentre invece è chiaro che se io quella parola lì l'ho memorizzata in un modo, ma quando la persona me la dice è esattamente diverso. Questo è l'esempio del catalano. Il catalano è una lingua molto simile all'italiano, ha tante parole simili, ma cambiano quasi tutti gli accenti. Quindi cosa succede? Se tu la leggi scritta, leggere un testo di catalano per un italiano che ha quel tipo di atteggiamento, che magari conosce anche lo spagnolo, bene o male si capisce, te la cavi. Ma quando tu senti il catalano parlare, già solo che la stessa parola è molto simile ma cambia dove cade l'accento, a te non sembra quella parola e tu non la riconosci più.
Quindi è chiaro che per l'inglese o per il catalano, nella terza famiglia metterei proprio questo discorso, cioè comprendere che il capire la pronuncia è fondamentale. Tu alle volte ascolti in un telefilm o in un film americano una frase composta solo da parole che tu conosci, ma non capisci la frase, perché non hai capito la pronuncia. E questo va nella terza famiglia e lo puoi migliorare drasticamente, però ricordiamocelo sempre, anche e soprattutto conversando. Assolutamente. Perché è conversando che è l'unico modo, perché proprio nell'inglese studiare le singole parole in realtà ha un'utilità relativa, perché poi gli inglesi quando parlano incastrano una parola dentro l'altra. Sì, sì. Perché tendono a essere più sintetici possibili, quindi inseriscono una parola dentro l'altra e tu alla fine le studiate da sole. E poi l'inglese parla diverso dall'americano. Cioè. Ah, certo. Quindi voglio dire, alla fine comunque bisogna dire la verità, l'inglese non è facile come lo vogliono vendere. No, per niente. Soprattutto se non hai le tecniche di memoria, quindi fai già una fatica terribile a memorizzare il vocabolario. Ha una fonetica diversa, molto diversa dall'italiano, hanno delle abitudini parlate che sono estremamente complesse e diverse dalla nostra lingua, perciò o lo approcci in maniera del tutto diversa rispetto allo studio dell'italiano, oppure non c'è verso. No. A prescindere dal fatto che mi sono sempre chiesto, ma tu prova a immaginare se dovessi insegnare ai bambini l'italiano a partire dalla grammatica, un suicidio di massa praticamente, quindi... Quindi signori, il punto chiave è provate, fate queste quattro cose che vi ho detto, le ho ripetute 80 volte, quindi non le ripeto l'81esima, e vi renderete conto di qual è il livello a cui potete arrivare. Guardatevi il video di Teo per capire quanto è possibile, andate su Sistema di Studio Genio in 21 giorni, perché scrivete il nome della lingua che volete imparare, vi appaiono tutte le testimonianze di chi ci è riuscito, che magari vi descrive anche che cosa ha fatto nello specifico per aiutarsi in quella lingua, perché anche questo è importantissimo, e vi dà anche dei riferimenti del fatto che altre persone l'hanno fatto e l'hanno fatto in fretta. E poi dico, imparati la prima lingua. Quando lo vedi e vedi che magari ti è costata molto la prima fase, allora vieni a vederti una presentazione, vedi come funzionano le tecniche, forse capisci anche, capirai anche quanto più rapidamente puoi farlo, può essere un valore in più assolutamente per approfondire questi temi. Però mettiamoci nella testa che imparare una lingua è fondamentale, più di una ancora meglio. Ci sono altri mille motivi per farlo, non è questo il momento di parlarne, però insomma almeno partiamo da qui, ecco. Giustissimo. Va bene? Bene. Bocca al lupo, buon lavoro, fateci sapere come va, mi piacerebbe tantissimo e ci vediamo alla prossima. E comprate l'inglese in 21 giorni. Scrivete una bellissima recensione su Inglese in 21 giorni. Alla prossima.